la linea scolare la mandiamo ai bambini. Sì, certo. Portiamogliela. San Severino Marche. Maps. Hai tempo fino a luna per prepararti e partiamo. Ma sei serio? Sì. Nemmeno 3 ore siamo a Prato. Buongiorno, mie amate pussole. Fino a 35 secondi fa noi eravamo a San Severino Marche, diretti a casa nostra a Milano. O almeno io pensavo di star per tornare a Milano, perché qualcuno che sta guidando... Ma sì, ma siamo giovani, bisogna fare delle pazzie. Noi siamo qua. Adesso invece che salire su, noi andiamo un po' più in qua. E poi da Prato, chi lo sa dove andiamo? Vabbè, ma una cosa, sapete perché sono felice di andare a Prato? Perché andiamo da una guerriera veramente splendida. Allegra, stiamo arrivando. Fatto in casa per voi. No, ah. Basta. Benvenuti in Umbria. È un viaggio infinito, ragazzi, ma ormai finalmente mancano solo 5 minuti. Abbiamo scritto alla mamma che ci ha detto: parcheggiate fuori, io vi apro il cancello, noi distraiamo i bambini perché Allegra è con i cuginetti e voi entrate in casa. Non sappiamo, esatto, non sappiamo cosa succederà, perché questa non era, è molto sveglia, non era programmato. Andiamo, amore. Non lo so, cioè, la macchina fa fatica a salire da quanto ci stiamo alzando. Stiamo andando praticamente, aiuto, in collina. Manca 5 km e ce la facciamo. Per 5 km così arriviamo tipo in punta all'Everest. E vomitando poi. La sento urlare al cane. L'altra volta si è lamentata che non l'ho salutata, così devo andare a salutarla. Ciao! Ciao, dai, cugini! Cara, sono venuti a ballare con voi, eh! Lasciamo la maglia all'amore! Ciao! Cosa fai? Ti asciughi i capelli? Ciao! E voi come vi chiamate? Io Anna e lui Alberto. Ciao Anna e Alberto! Siamo venuti perché non avevamo da mangiare. Ci vediamo da qualcosa e allora da mangiare. Volevamo sapere se ci offrite un pranzo. Sei emozionata? Ciao amore. Lei è la mia topina Allegra, che è sempre felice. Allora, qua mi dicono che hanno fatto dei cartelli per il compleanno. Andiamo a vedere. Vai. Stanno facendo i cartelli per far capire dove bisogna parcheggiare. Ah, le stanno facendo i laboratori. Certo. No, ma non ci credo. Se la finita è questa. Ma anche io vorrei farne una, ma chi è che vi ha insegnato a fare queste cose? La nonna. Qua abbiamo trovato tutti i nostri tesori. Una pistola rotta, poi? Sì, e la maniglia, guarda, di una forza. Guarda! Questo cos'è? È la... È una serratura? Della forza. Sì, questo è un pezzo di fucile, vedi? Oh. E lì c'è la macchina della strega. La macchina che... No, la macchina che... È vero, amore, c'è una macchina... Questa è la macchina della strega? Sì. Qui ci mettono tutti i rami. Ora ti facciamo vedere i ciliegi. Questo è quello di Bibi. Questo è mio. Questo è della Halle. E questo è mio. Fioriranno i vostri ciliegi? Sì. Sì, ma tra quanti anni? Sì, che ne so. Quando sarete grandi? Allora, questo è il vostro canestro. E questo ti fa salire e andare nel bosco. Per trovare i lupi e i cinghiali. I lupi e i cinghiali? Tra poco, esibizione di Alberto, che si esibirà, come dico io, in Fantozzi. Bravo! Bravo! Allora, no, così, così. Ma Sabri, Ha ragione. Non
lasciare i blooper. Non lasciare il blu, Alessio. Un attimo. Sì, tu non ti stai impegnando. Io mi sto impegnando al massimo. Vedi, okay. Vai Anna, così come fa l'Anna. Esatto, okay. Come fa Anna, non come fai tu. Ma io pensavo di farla già bene. E invece... Maybe I'm not the one that you've been dreaming of. Dirt underneath. Ecco, Wanda, non lo fatelo a casa. Come no? Sì, fatelo a casa pure voi invece. Si mangia? No! Ah! Che cosa, vai, che balletto ci insegni? Sei beach low. Sei beach low, sì. Ok. La nonna lo sa il balletto? No. Ok, destro. Sinistro. No, destro. Destro, poi, destro. E poi così. E tipo che schizzi sull'acqua, giusto? No, tipo palleggio di basket. Ah, tipo palleggio di basket, ok. Poi, però intanto devi fare anche un po' così, Ma devi anche muoverti così intanto? No. Sì. Sì, ok. Ok, mi sembrava. E poi, con la sinistra. Fai uguale. E poi fai con tutte e due. Ok. Già era bello, Vediamo com'è andata la prova, Se lo volete fare a casa ci vorrà un sacco di tempo, però. Cosa devono fare come prima cosa? Fare il disegno. Poi metterci lo scotch. Esatto. Poi dipingere la freccia di carta, perché sennò poi non va più via. La freccia e la P di bianco, poi farla asciugare. Sì. Poi mettere lo scotch nella P. Sì. E poi dipingerla di blu e poi farla asciugare. E poi ripassare di nero la freccia. E poi? Basta. ICBSBHCT. In inglese quello che stai cantando? No. Ah, ok. Mi sembrava, Vai, parlami in inglese. Alright. What's your France? Has gone away. One of us. Che France? La sei una barzelletta. Sì. Vai. Fare asciugare un'altra volta. Perché facciamo la hacca? Perché? Perché mangiamo. Bella. Bravo. Ho un regalo per tutte e due, anzi per tutte e tre, va bene? Uh-huh. Allora, ora chiudete gli occhi. Anch'io? No. No, questo è quello che volevo io. Questo è una testa, il diario per l'anno prossimo. Scegliete, c'è quello azzurro o quello rosa? Alle si è già presa quello azzurro, guardala. Aprire gli occhi. Tu hai la bustina da metterci le penne e i segreti e tu la stagione con i colori per... Aspetta, vediamo come li chiama lei. Vai. Apri bene, apri, vediamo. Apri la seconda busta, esatto. E dimmi come li chiami. Pennarelli. Vedi? Ecco, vedi. Invece la ragazzina di ieri ci ha detto pennarelli a spirito. I colori a spirito Giotto. A spirito? A spirito? A spirito. Sono qui, ne ho tre però, eh. Ah. Allora. Scegli tu. Quello nero. Quello nero. Quello nero. Giusto. E ce l'abbiamo anche per le signorine. Oh, vai. Il quaderno. Cavolo, ma aspetta, c'è un altro regalo. Ecco qui anche il vostro raccoglitore. Abbiamo anche una cartellina. Mamma mia, ragazzi. Così ci potete mettere i segni. Grazie. Super, super. Grazie. Prego, tesoro. L'unico che non è arrivato un tubo di niente sono io. Ma no, amore, tieni un bicchiere d'acqua per te. Beh, meglio di niente. Tra Allegra e Danna, chi si prenota prima? Le prove pulsanti. Partiamo da Allegra, vai. Beh, pecora. Mucca. Allora, facciamo quello facile. Quando sono nata e dove? A. 25 maggio a Milano. B. 16 giugno a Monza. C. 20 dicembre a Modena. Beh, a Monza. Bravissima! Ma sì, vabbè, ma... Quanti fratelli e sorelle ho? Beh, due. Ma una sorella e un fratello. Bravissima! Si è prenotata prima la pecora. La e Nicole. Bravissima. Qual è il nome vero? Il primo nome vero di Goggo? Dato burrito. Ma lo sapevano tutte e due. Leggo. Sì, leggi. Come si chiama il bellissimo, bravissimo, stupendissimo fidanzato della Sara? Pica. Questa era facile. Però Pica, il suo nome Alessio, vero. Alessio.
Come lo scegli? 3 1, 2 e 3. Ti puzza il sederino. Sentiamo. Hai fatto una scoreggia. È vero, l'ho sentita io. Ma vi ha morso un ragno? Farò una musica alla Sabri. Così. Vai, chiudile. Fai così, tatta. Faccio così tante volte? Sì, e poi apri questa. Poi io ti metto un po' di cenere qui. Aiuto? Sì. Ok. Ok, fai di nuovo così. Apri questa. Mi tolgo. Fai di nuovo così. Apri questa. Ci sono rimasto malissimo! Maga Merlina, oh. Allora, scegli una carta che vuoi tu, quella che ti piace, guardala, falla vedere anche qua? A loro, ricordatela. Ok, perfetto. Ciao. Ciao. È il tuo assistente lui? Lui certo è il mio assistente. Sicuri di perderla in mezzo al mazzo. Ok. A questo punto io credo che la tua carta sia questa. Non ci credo mai. No. Infatti no. No? Hai sbagliato. Qual era la tua carta? L'asso di quadri? No, non era. E qual era? Il 3 di cuori. 3 di cuori? Ah, ma come hai fatto? Come hai fatto, Ale? Tu sei scemo? No, sto per vomitare. No, amore!